19esima giornata del campionato di Serie 2 che nel girone Est non regala particolari sorprese. Cominciamo dall'Alma Arena, dove Trieste centra l'ennesima vittoria casalinga ai danni di una combattiva Bergamo che, trascinata dai 22 punti di Hollis, vende cara la pelle. I giuliani, privi dell'infortunato da Ross, riescono a sbrogliare la matassa solamente con un'ultima frazione da 30 punti, forti delle giocate del duo Green Janelize. E vince ancora anche la Fortitudo Bologna che a suon di triple passa sul campo di Orsi Nuovi con le stellari prove di Mancinelli e Rosselli. Il già campione d'Italia con la F manda a referto ben 27 punti al rientro in campo dopo qualche settimana di assenza, mentre l'ex Vunnere sfiora la doppia-doppia. Ottava vittoria nelle ultime 9 gare per una lanciatissima Verona che schianta Montegranaro con un perfetto secondo tempo e si piazza tra i nostri top di giornata. L'exploit di Amato e la consistenza di Green costringono i marchigiani al più pesante KO stagionale, privi dello squalificato Powell e sommersi dall'irreale 62% degli scaligeri nel tiro dall'arco. Momento d'oro anche per Imola, che coglie il 7° sigillo consecutivo tra le mura casalinghe superando in volata Ravenna. La lotteria finale dei liberi nel derby di Romagna condanna i ragazzi di Martino al KO, annulla valendo la doppia-doppia di Grant. Ed è in top anche Treviso, che coglie la 6ª vittoria consecutiva svancando con autorità il palafiera di Forlì. I veneti continuano a viaggiare sulle ali del trio Musso-Brown-Swan, che al cospetto dei biancorossi confeziona 50 punti ed ipoteca un altro successo. Fa rumore la caduta di Mantova, che a Ferrara registra l'opaco debutto di Legion e viene sommersa dai 30 punti di Cortese e dalla sfiorata tripla doppia di Hall. Gli estensi centrano una vittoria a scacciafantasmi, costringendo i ragazzi di Lamma al 3° KO esterno di fila e ad un vero e proprio flop per le dimensioni della sconfitta del Pala Hilton. Flop come quello di una Piacenza che manca l'occasione per tentare di risalire la classifica e viene dominata da una Jesi in ripresa, forte dei 22 punti di Hasbrook e con un Green che smista 10 assist. Jesini sempre avanti nel punteggio, micidiali dalla distanza e che provano a ridarsi continuità cogliendo il secondo successo nelle ultime 3 gare. E chiudiamo con Udine, che per domare Roseto necessita di un ultimo quarto monster con una prima timida impronta dell'ultimo arrivato Busciati. In classifica il terzetto di chiusura sembra avulso dal rimanente contesto mentre prova a risalire Jesi, con Imola che tiene il passo di Treviso e Mantova che dà qualche segnale di cedimento. Ma non può non balzare all'occhio l'inseguimento di Bologna-Trieste, l'una di fronte all'altra in un paladozza sold out da giorni nel prossimo turno infrasettimanale, che vedrà anche le interessantissime sfide tra Montegranaro-Treviso e Mantova-Verona. Punti playoff in palio con Jesi-Imola ed il derby Ravenna-Ferrara, mentre la corsa per i play-out vedrà Bergamo ricevere Piacenza, Orsi Nuovi far visita ad Udine e Roseto provare a battere un colpo contro Forlì.